il territorio ad essere partner della nostra proprietà che è la città di Lugano, non solo dell'offerta legata a quello che noi facciamo di attività, ma anche al resto. E cosa facciamo? Facciamo anche attività e azioni per dare, tra virgolette, un po' l'esempio di virtuosità di quello che si può fare insieme a voi che siete dei partner di altissima qualità e che vogliamo continuare a rappresentare e a rappresentarci come un'offerta economica ma anche culturale che ha un timbro importante per il nostro cantone. Per la città ma anche per il nostro cantone. Siamo una risorsa per il territorio e da diversi anni abbiamo anche un ristorante interno perché crediamo che l'offerta che è specifica per i nostri clienti sia un biglietto da visita di enogastronomia totale, locale totale. E poi abbiamo un partner chiaramente sul fronte spizio che è il Gruppo Seven che fa un'offerta con la quale poi oggi insieme al nostro cuoco Moreno Manzini ci sarà il cuoco Emanuele Bertelli, ne ho arrivato al ristorante Seven che oggi qui rappresentato insieme da ecco, eccoci qua, Danilo, buongiorno, grazie, che li accoglieremo lì sotto all'interno del casinò con un ricco aperitivo fatto da questi due grandi chef del programma. Siamo anche partner della città di Lugano nel sostegno della loro strategia di digitalizzazione con le criptovalute. All'interno del casinò non si può giocare con le criptovalute perché è vietato dalla Commissione Federale delle Case da Gioco, ma all'interno del casinò si può consumare tutto quello che è enogastronomia e offerte enogastronomiche spendendo criptovalute e specialmente la criptovaluta Luga della città di Lugano. Voilà, dunque, io finisco qua invitandovi poi alla fine, alla conclusione di questa importante presentazione all'aperitivo che Emanuele e Moreno ci stanno preparando giù di sotto, che sarà il primo passo nel ricco programma di Sapore Ticino che adesso Dani ci presenterà tutti. Grazie mille e benvenuti un'altra volta. Mille grazie. Allora, andiamo un po' di cavalleria, perché dopo possiamo andare a mangiare. Un po' vi lascio leggere, un po' vi racconto. La nostra storia sono 17 anni e la nostra missione è sempre la solita: portare in Ticino grandi cuochi, portare in Ticino degli chef che al mondo sono conosciuti, per poter parlare poi all'esterno di quello che noi facciamo, del territorio e delle eccellenze che noi abbiamo. Parto subito da qua perché credo che le conferenze stampa sono importanti per presentare cosa facciamo, ma anche per dare una visione. Leggendo ultimamente un po' le statistiche, guardando cosa è successo negli ultimi 2 anni, ci siamo tutti resi conto che il turismo del lusso nel settore turistico ha un'importanza straordinaria. Vi spiego perché. La gente ogni tanto pensa che il lusso sia dedicato a pochi. Questo è vero, ma dietro a questo lusso sono in tanti a lavorare. Cito l'esempio di Villa Castagnola che ha circa, correggimi Max, 130 se non 140 collaboratori. 140, grazie. Collaboratori. Vuol dire che c'è lavoro, c'è consumo, ma soprattutto questi clienti escono dall'albergo con rispetto di chi viene e fa la girata di un giorno e fanno lavorare, ad esempio, la Via Nassa, che non dimentichiamo, è una zona del lusso, ma ancora una volta è un plus che noi abbiamo a Lugano e che non tutti hanno, c'è anche a Ascona, c'è anche a Locarno, quindi. E ringrazio anche Fabio Bonetti della sua presenza. Le statistiche sono fatte anche coi campeggi, ben vengano i campeggiatori. Ribadisco, non è negligé quelli che sono
quello che è un turismo un po' meno ambiente. Quello ci vuole, ce l'abbiamo, però non dimentichiamoci che lì parliamo di numeri, quanti sono i pernottamenti, qui parliamo di cifre d'affari, sono due cose ben diverse. Il potenziale di questa clientela, scusate, che è anche quella che in buona parte ha fatto ripartire durante e dopo il Covid, è una parte alto spendente, quindi coinvolge tutti i commerci, tutta la socialità che noi abbiamo. Per questo volevo sottolineare questa parte, anche gli ultimi dati ci dicono che è la parte di turismo che ha retto di più al controesodo, diciamo così, del Covid. Detto questo, torniamo a bomba su San Pellegrino, veloce per le cifre, 17 anni, 300 serate stellate, con quest'anno 460 stelle Michelin, punti Gobio, 26 chef 3 stelle, 73 2, 131, più di 9 milioni di valore media certificato, e di questo ringrazio i media che ci aiutano, e il premio speciale che ve lo ricorderò fino a quando scampo, che è il miglior evento enogastronomico per Food and Travel Magazine. Come sempre collaboriamo in questi ultimi anni, sono stati prodotti circa 50 milioni di pezzi, e comunque il nome di San Pellegrino, sì, ma anche Sapori Ticino, gira su tutte le migliori tavole, alberghi e ristoranti della Svizzera, quindi 50 milioni solo per la Svizzera. Devo dire che siamo insieme al Festival di Cannes gli unici a cui dedicano un'etichetta. Questi sono i partner, e quello che mi piace dire è che sono tutti, a parte quelli che vedremo dopo, dei partner storici. Saluto Luca Pedrotti di IBS, e ricordo volentieri che il primo contratto 17 anni fa, il nostro sponsor era già UBS, quindi avevano visto lungo. Acquapane San Pellegrino, Diners Club, anche loro sono da molti anni sotto diverse gruppo della famiglia Cornaro, Lugano Region, poi dopo vedremo gli altri. Questi sono un po' la parte principale, questa sembrerebbe seconda, ma tanti che danno poco alla fine fa tanto, quindi anche qui vediamo diversi partner. Questi sono i nuovi partner. Allora comincerei con Francesca Sgroi del Porsche Centri Porsche Ticino. Prego Francesca. Grazie Dani, buongiorno a tutti. Questa collaborazione è nata da due grandi passioni, cibo e motori. Entrambi ci permettono di viaggiare alla scoperta di nuovi colori, nuovi sapori, nuove emozioni, e scoprendo nuovi territori e mondi lontani. Queste due grandi passioni sono anche le passioni di Dani e Ivan Giacoma, come anche la ricerca del piatto perfetto accomuna la ricerca della macchina perfetta, in questo caso Porsche, e dove ci eleviamo ogni giorno per migliorare la qualità. Quindi non sorprende la nascita di questa nuova collaborazione, che durerà almeno per i prossimi 3 anni. Durante le serate saremo presenti con le nostre Porsche e i nostri consulenti di vendita, che porteranno i partecipanti nel nostro meraviglioso mondo e daranno tutte le informazioni. E niente, non mi resta che ringraziare a nome dei Centri Porsche Ticino di Magliacoma, Dani Stauffacher, San Pellegrino Sapore Ticino e tutti i suoi collaboratori. Buona giornata. Grazie Francesca. Abbiamo Luca Bottoni in rappresentanza del mercato del pesce, che è una realtà locale molto importante. Questi sono i partner che a noi servono durante le serate, perché comunque si mangia, e avere un partner affidabile che collabora poi con tutti i nostri cuochi. Luca, prego, responsabile commerciale del mercato del pesce. Siamo in Ticino quasi ormai da 5 anni e abbiamo tutta l'intenzione di rimanerci e sviluppare il mercato in questo
questo caso del pesce, ma ci stiamo allargando anche ad altri settori. Siamo felicissimi di far parte di questa famiglia, abbiamo già confermato anche per l'anno prossimo. Assaggerete i nostri prodotti durante le serate e per chi volesse, comunque il nostro spazio è sempre aperto e potete trovare il pescato quotidianamente su tutti i nostri social. Vi ringrazio e ci vediamo durante le serate. Grazie Luca. Allora, vado avanti nelle presentazioni. Un partner per noi molto importante, Parmacotto, qui devo ringraziare pubblicamente Davide Enderlin, perché se abbiamo questa azienda in grossa espansione, devo veramente ringraziare Davidino perché ci ha seguito passo per passo. Non era solo un prodotto che veniva dall'Italia, loro hanno trovato una, diciamo, una ricetta per produrre dei salumi con la carne svizzera, e questa è un po' la grande novità con i prodotti nostri e la capacità che hanno a Parma di produrre dei salumi veramente eccezionali. Gruppo Seven, collaboriamo da anni, abbiamo ancora implementato la collaborazione, vi dico, io sono felicissimo perché abbiamo Chris Breuer che è un visionario e tutti i suoi collaboratori con i quali abbiamo a che fare, con i quali lavoriamo, è tutta gente che ci ha sempre dato un supporto importante, quindi li ringrazio. Abbiamo 3544 che è una visione di un ristorante con camere che però abbia anche delle situazioni dove fare delle presentazioni. Unipress, lavanderia industriale. Falstaff, lo vediamo dopo. Camila, che sono con Giovanni Avallone, delle forniture alberghiere, anche in questo caso cerchiamo di legarci a dei prodotti, li vedete, a parte Porsche, sono tutti prodotti legati al nostro mondo e questo ci aiuta tantissimo. Porsche abbiamo visto, Camila, questo per noi è un bel colpo, vuol dire che per la prima volta Svizzera Turismo si lega a una manifestazione di questo livello, a livello di enogastronomia. Questo ci aiuta non solo finanziariamente, ci aiuta nel propagare la nostra visione, nel presentare a livello internazionale il nostro festival. Quindi loro ci accompagneranno a quello che vi presenteremo dopo. Altra importante collaborazione, Falstaff, non sto a spiegarvi, vi dico solo i numeri. Nelle tre edizioni che fanno durante l'anno stampano circa 1.300.000 magazine, Germania, Austria e Svizzera, e diventano partner ufficiali, quindi non diamo noi a loro, loro danno a noi, perché anche in questo caso hanno capito che l'enogastronomia è un contenuto e noi di contenuti in tutti questi anni ne abbiamo creati. Wine partner nella storia, ho visto Claudio Tamburini che ringrazio, uno della prima ora, come dicevo prima anche nei vini abbiamo veramente tanta gente che ci aiuta, abbiamo i rappresentanti di Kronos, abbiamo Gabi Giannini, quello lo vedremo dopo per quanto andiamo a fare domenica. Qua dentro c'è un po' il nostro mondo, perché se mangiamo bene dobbiamo assolutamente anche portare avanti il nostro discorso. Sì, arrivo. Vive la France! Noi cominciamo con un piatto iconico dell'ex numero uno al mondo del 2019, Paolo Colagreco, che sarà anche il nostro padrino. L'obiettivo, come sempre, è portare il meglio dell'enogastronomia francese sulle tavole. Lo scambio è turistico e culturale, perché comunque la cucina e l'enogastronomia è anche cultura. La Svizzera è da sempre un crocevia anche a livello culinario, con la grande influenza, visto i nostri confini, della Francia, della Germania, dell'Italia, e
nostro è un paese che ha la più alta concentrazione di stelle Michelin per abitante. I clienti svizzero anche per l'estero, perché interessa sia l'Italia, la Francia, erano molto entusiasti, perché comunque soprattutto i ristoranti che verranno della Costa Azzurra, perché sono molto frequentati dalla clientela svizzera, quindi anche per loro è molto interessante. Continuiamo a cercare di portare il meglio in un rapporto di scambio culturale e turistico. Da un lato c'è l'obiettivo di far conoscere e apprezzare la loro cucina, dall'altro promuovere il nostro territorio e i nostri partner. Eccolo qua. Questo ve lo lascio leggere perché sembrava essere un po' autocelebrativi, però. Voilà. Questo ha fatto e vinto tutto, cioè 3 stelle Michelin, una stella verde. La stella verde è stata introdotta circa 2 anni fa dalla Michelin per premiare quei cuochi, chiamiamoli virtuosi, che fanno del prodotto locale una delle loro cose più importanti, miglior ristorante al mondo. Anche qui è l'unico ambasciatore UNESCO per la biodiversità, quindi lui è molto molto impegnato in questi momenti di grandi cambiamenti. Vicepresidente di Re Les Châteaux, sapete, i Re Les Châteaux sono le chicche a livello mondiale di quello che può essere, come si dice, l'hotellerie. Lui è entusiasta. Quando sono andato a trovarlo e gli ho chiesto se voleva, mi ha detto: non discutiamo, andiamo a mangiare. Infatti siamo andati avanti. Ecco, questo è il Parquet de Roi che abbiamo. Abbiamo un po' tutte le regioni della Francia. Io ho avuto la fortuna di visitarli tutti ultimamente, me ne mancano 2 che vado adesso quando vado a Parigi. È stato un viaggio entusiasmante. Primo, la gente pensa che la Francia in generale sia Parigi. Parigi è la città, ma la Francia è immensa, immensa, e ha tantissimi territori, e ognuno di questi ha una sua particolarità. Ognuno di questi cuochi ha una personalità veramente, e come dicevo prima, si pensa alla Francia, alla tradizione, c'è sempre la tradizione francese, ma chi vede ancora questi piatti inondati di salse? Ci sono ancora le salse, però sono salse pensate in maniera diversa, sono cotture in maniera diversa. Ne cito uno che è per me una delle grandi serate che ho fatto in vita mia. Lui è proprio in faccia alla Loira, ha un albergo, al ristorante 2 stelle, e ha cucinato 3 piatti di pesce con i pesci della Loira, uno più buono dell'altro. Ha fatto il siluro, che vabbè, non lo troviamo quasi mai, ha fatto un muggine che risale dal mare, e ha fatto una carpa che non sono le carpe che vediamo di solito negli stagni. È stata un'esperienza, ma la stessa cosa un po' con tutti. Spero in Dio, all'Eden Rock, è per noi un'esperienza molto importante. È il Taillevin di Parigi, è un personaggio molto eclettico, ma molto concentrato sulla cucina. Lei, la Georgiana, quando abbiamo fatto la cena da lei, è stata veramente una cosa bellissima. Come la vedete qua, è lei, è un personaggio veramente importante. Sarà una serata dedicata. Christophe Hay è questo che vi dicevo prima, anche lui una stella verde allo Swiss Diamond. Sarà una serata, secondo me, veramente molto molto bella. Qui ho mangiato in cucina con lui, a un certo momento è arrivata tutta la famiglia, si sono messi di fianco, cioè c'è un'umanità in queste persone che è straordinaria. Lui ad esempio non cucina su menù, lui alla mattina dei fornitori, quello del pesce e quello della carne, gli portano i prodotti alla mattina e lui alla mattina decide il menù che prepara. Chiaramente fanno massimo 30 posti, quindi quando vengono da noi l'impegno è importante, però per dire, persone così è
vi assicuro che noi diamo un rimborso spese, non li copriamo di soldi, chiudono tre giorni il ristorante, cioè chiudono tre giorni il ristorante, vengono in otto a cucinare il Canton Ticino. E davanti a queste cose io mi emoziono quasi, perché secondo me sono in un mondo dove tutto è calcolato, quanto mi dai, cosa fai. Questo devo ammettere, è la fortuna di aver già lavorato da 17 anni, quindi quando noi mandiamo, adesso è uscito in questi giorni il nuovo magazine, questo per noi è un biglietto da visita. Quando ricevono e vedono che in totale abbiamo avuto più di 400 stelle Michelin, si pongono, anche se non ci conoscessero, dicono: ma se ci sono stati tutti questi, una ragione ci può essere. Quindi questo dal punto di vista umano è stato mangiato dappertutto in maniera straordinaria. Questo, Benoît Carcenat, è candidato alla seconda stella, diciamo così. È un francese che lavora in Svizzera, però, a Rougemont. E anche da lui siamo stati al Seven di Ascona. È un'esperienza nuova, anche il Seven di Ascona è nuovo nei nostri partner. È un ristorante che esiste da tanti anni, faremo circa 50 posti e devo dire che siamo molto felici di allargarci un po' non solo agli alberghi ma anche ai ristoranti, perché tante volte la parte più giovane della nostra clientela preferisce andare in posti un po' più decontracté, e il Seven di Ascona per noi si sposa magnificamente. È stato miglior ouvrier de France, quindi vedete questo collarino, lo portano in pochi in Francia, vuol dire che sei stato riconosciuto come uno chef di alto livello. Questo non l'ho ancora visto, Avignone, però è molto molto quotato, quindi non posso giudicarlo, e qui invece vi spiego. Allora, a parte che l'albergo del Blue Bay fa parte di questo gruppo enorme che è gestito, sono la Compagnie d'Outremer di Monte Carlo che gestisce tutti i più importanti alberghi. E quando sono entrato io entro sempre un po' discretamente, anche se devo dire che ho portato dei buoni salami per la cucina. Cioè, questa è la cucina quadrata, con delle parti che guardano all'esterno, se non c'era il vetro saltava fuori per abbracciarmi. Io l'avevo visto la prima volta. Lui è come lo vedete lì, personaggio veramente straordinario. Questo è anche un esempio di quello che a noi serve. Entrare in un circuito, diciamo così, internazionale, perché pur svolgendosi qua, noi dobbiamo pensare che a livello turistico per noi è importante andare anche all'estero, e giù a Monte Carlo hanno già in mente di invitarci di fare qualcosa con Ticino, quindi questa è una cosa molto importante. Franck Poutelat è un po' il Dario Ranza francese, anche lui miglior ouvrier de France. Quando è France, quando siamo stati da lui, questa è proprio la storia. Ma anche lui nei suoi piatti troviamo un'evoluzione. Quindi non ho trovato, tra virgolette, la vecchia cucina francese. I piatti sì, però erano tutti rivisitati in maniera, non dico moderna, ma più attuale. Questo è Villa Orsellina, qui anche, questo è un mito proprio francese. Siamo stati da lui, anche da lui abbiamo mangiato in cucina, un 3 stelle che tutta la sera è al pass e controlla piatto per piatto. Vi dico, non ce ne sono più tanti, perché per ragioni strutturali organizzative non tutti i 3 stelle cucinano attivamente, perché non gestire delle brigate da 20 persone, per cui... E da lui è stato veramente bellissimo, a parte che eravamo a Megève, 1200 metri, 32 gradi. Va bene, questo. E qui farà due serate. Una la fa Villa Principe Leopoldo e una al ristorante Ciani, perché quando abbiamo
presentato un po' in generale, soprattutto i partner, in 5 minuti una serata era già bloccata, abbiamo chiesto di fare la seconda. Jérôme Bartel, questo è un candidato molto alto, è che è un personaggio un po' particolare, quindi il rispettore della Michelin lo ha cacciato quasi a pedate e quindi non si è instaurato un buon rapporto, però veramente un grande, grande chef, cucinerà qua. Questi sono Gael e Michel Tourteau, anche da loro sono stati, sono due personaggi incredibili, da noi si direbbe un po' borderline, ma nel senso buono, molto, molto generosi, lavorano in una mini cucina, che non so neanche io come possano fare, e sono molto molto applicati, innamorati del loro lavoro. E voilà, arriviamo al, diciamo, pezzo forte, non che gli altri siano meno, ma come personaggio, questo è un personaggio veramente straordinario, sarà l'Hotel Splendid Royal, e nella sua vita si può dire, perché lui ce lo raccontava, ha veramente, tra virgolette, sofferto, viene da una famiglia, non dico povera, però che ha avuto delle problematiche, è venuto in Francia, si è fatto apprezzare, ma soprattutto ha un carattere, pur nella sua importanza, veramente straordinario. Allora, prima di andare lì, mi scuso Feliciano, non ti vedo, dove sei? Non ti avevo visto, ho dimenticato di salutare Feliciano Gialdi, anche lui, come gli altri produttori che abbiamo qua stasera, sono da tanti anni che ci segue e ci sostiene. Focus sulle serate oltre il ritardo, da oltre 10 anni collaboriamo con gli Swiss Deluxe Hotel, questo vi assicuro per noi è un punto veramente fondamentale. Perché? Perché grazie a questa collaborazione che loro ci sostengono, anche finanziariamente, quindi è un po' una cosa strana, però ci è stato riconosciuto negli anni che abbiamo fatto cambiare un pochettino la percezione di quelle che sono le serate enogastronomiche, e se ce lo dicono loro vuol dire che abbiamo lasciato un po' il segno. Lo prova il Golden Grand di Zurigo. Noi una volta, per andare a fare queste serate, era un po' difficile spiegare cosa facevamo. Dopo 10 anni abbiamo avuto il grande piacere che l'albergo svizzero dell'anno per il 2024 ci abbia chiesto di andare da loro a fare la serata. Ma quello che ci è piaciuto, quando è stato consegnato loro il premio, che la prima frase che hanno detto: noi come albergo dobbiamo essere e vogliamo essere una meta enogastronomica. Questo è un messaggio che deve essere impresso bene nella nostra mente. Non è che siamo solo noi importanti perché facciamo enogastronomia, ma siamo una parte fondamentale nella decisione di un cliente, di un turista, su dove andare. Oggi è provato da statistiche anche di Svizzera Turismo che 2 ragioni per andare a visitare una regione: la sua natura, il territorio e il cibo. Tutto il resto viene perché c'è già, uno va a visitare i musei perché ci sono i musei, ma di base la gente prima guarda queste 2 cose. La seconda, Bonivache, albergo svizzero di poco tempo fa, quindi anche lì andiamo a fare 2 serate dove i nostri cuochi cinesi, e dove noi presenteremo il nostro cantone alla presenza di opinion leader, giornalisti, di diverse persone che si concentrano sul turismo. Déjeuner au Château, Gabi, tu dove sei? Sei lì, sei attenta? Parliamo di te, Voilà, domenica una cosa veramente, una grande novità, un progetto seguito da Marta Lenzi, perché io riesco a fare tutto questo, ma immaginate già che senza Marco Gagliardi, senza Marta Lenzi, Valentina Mera e da poco anche la Beatrice,
non ce la farei mai. Quindi andremo, un banchetto dedicato a Maestro Martino. Marta, puoi venire un attimo, perché penso che è qualcosa di veramente importante sul quale stiamo lavorando. Volentieri, due parole per dire soprattutto che Maestro Martino, spero che il pubblico qualcosa sappia, è il primo cuoco moderno della storia, siamo a metà del 400, originario della Valle di Legno. Ma la cosa particolare della presentazione di quest'anno è che facciamo un banchetto a lui dedicato in una location coeva Maestro Martino, perché il castello di Morcote è su per giù dello stesso periodo, quindi c'è veramente l'incontro di quello che era lo spirito gastronomico dell'epoca, e chi poi ci sarà capirà cosa significava veramente mangiare all'epoca, in queste mura che hanno visto passare sicuramente, se non direttamente Maestro Martino, ma tutto quello che avveniva all'epoca soprattutto tra il nostro territorio e Milano. Quindi sarà un'occasione davvero bella. Grazie Marta, tutto sotto la sua supervisione. Dov'è Alessandro? Si alza in piedi per cortesia. Dove sei? Su. Ecco, Alessandro Boleso è uno dei nostri, come si dice per il microfono, è uno dei nostri punti di forza, non lo vedete fisicamente, lui è un vero cuoco, anche fisicamente, e ci dici anche un pochettino, perché poi ci accompagnerà a Milano, dove faremo una presentazione del Canton Ticino con Ticino Turismo, Milano Turismo e un po' tutti quelli che seguono il turismo, su una fiera del lusso, quindi non per calcare sul lusso, ma perché c'è una concentrazione importante di tour operator e queste cose. Vai Alessandro, com'è lavorare con noi? Vabbè, io da 5 anni che collaboro con il Sapore Ticino, da 5 anni che sono lasciato il Grand Hotel Villa Castagnola, e quest'anno mi hanno coinvolto in questo evento Maestro Martino, quindi è molto difficile perché non sappiamo 400 per cucinare, quindi dobbiamo arrangiarci grazie a Marta che ci ha dato delle indicazioni, e vedremo domenica cosa uscirà. Perché è una sorpresa per tutti, io porto un cinghiale, quindi sarà difficile, perché non c'erano le patate, non c'erano i pomodori, non c'erano il materiale che conosciamo oggi praticamente. Avevano altri ingredienti, usavano tante erbe. Vedremo il risultato, dalla clientela dei nostri ospiti ci diranno se allora, un buon lavoro. Si può dire che fra di voi continuate a chiamarvi cinghialoni, sì, no? Sì, sì. E voi abbiamo detto facciamo il cinghiale e risolviamo tutti. Esatto. Un grande saluto, grazie ancora a Gabi, con la quale collaboriamo da tantissimi anni, Maurizio Merlo, che come dico sempre, uno da solo ce la fa, ma due bravi fanno per tre. Quindi un grande abbraccio a tutti e due, sono amici di lunga data, e come diceva Marta, allora aspetta che si fa così, le previsioni dovrebbero essere relativamente buone, e quindi abbiamo Badalucci, appena ricevuto 16 gomio, e abbiamo Trevor Appignani, che è un giovane che lavora tantissimo sia con le erbe sia con le fermentazioni, quindi era perfetto perché in passato si usavano tantissimo. Rimarco ancora una volta Maestro Martino, perché su Maestro Martino svilupperemo ancora diverse cose. Maestro Martino è veramente qualcosa di straordinario, se conoscerete un giorno un po' di più della sua storia. Cioè, questo della Valle di Legno è andato a fare il cuoco segreto di due papi, di nobili famosi. Quindi per noi è anche la prima giornata, è un fascino particolare, il castello lì è meraviglioso. Spero di aver detto tutto qua. Grand opening con gli Swiss Deluxe Hotel, allora, la collaborazione con gli Swiss Deluxe Hotel coinvolge anche i loro cuochi, quindi alla serata d'apertura sempre lo Splendid. Perché andiamo allo Splendid? Perché è il posto che ci permette
di servire, di servire bene la clientela quando andiamo sopra le 100 persone. Purtroppo in generale in Canton Ticino non ci sono tante strutture che possono sopportare certi numeri, quindi anche qui, sempre grazie a Giuseppe Rossi, abbiamo Fermo Montreux Palace, Sorrento House di San Moritz e il Crown Hotel Spa di Carmontana. Anche qui fa parte di questo legame che da anni creiamo con questi posti qui, cioè noi facciamo cucina, cerchiamo di fare ad alti livelli e ci leghiamo e collaboriamo con gente che fa dei prodotti simili ai nostri, che ripeto, non vuole essere esularci da quello che è la base. La nostra offerta è questa, poi ci sono un sacco di altre manifestazioni meravigliose, c'è lo street food, ci sono la saga della costina, tutte cose che devono esserci, ma se ci sono loro dobbiamo esserci anche noi, se no manca un pezzo dell'offerta enogastronomica. Trovo il bottone? Sì, eccolo qua. Ritorniamo a presentare e a organizzare una lounge, verrà organizzata, se non mi sbaglio, Marco, qua. Dove sei? Qua, eh? Ok? In collaborazione con Sara Cannata, in collaborazione col Casinò, col Seven e il ristorante Elementi, quindi anche qui massima collaborazione, è un po' una prima, qui non abbiamo mai fatto un lounge, però penso che lo spazio è veramente quello che ci serve. I lunch vengono fatti per avvicinare anche una clientela più giovane al cibo, per fargli mangiare e bere bene e un po' attirarli. La Belle Soirée, qui è una collaborazione dell'ente turistico Montreux Riviera, a cui piace molto quello che facciamo. È chiaro, in questo caso aiuta anche aver passato delle belle serate alla Maison Ticino quando c'è stata la Fête de Vigneron, dove poi c'è stato di mezzo ormai quello che sappiamo. Loro volevano presentarsi a Lugano, verranno con due cuochi, lui soprattutto grandissimo talento, e saremo sempre qua al Seven per la Belle Soirée. Avremo modo di degustare dei vini molto molto buoni del Lavaux e del Vallese, proprio delle chicche. Final party, siamo quasi alla fine, qui anche un'altra importante collaborazione. Da tantissimi anni siamo un po' gli ambasciatori delle Grand Table de Suisse, che sono 69, sono tutti i migliori ristoranti a parte due che non sono nella lista, ma sono tutti i migliori ristoranti, e qui capitanati da Lorenzo Albricci avremo i rappresentanti delle Grand Table de Suisse, che ripeto, quando voi siete in giro e avete dei dubbi andate nel loro sito, di base è una specie di Michelin svizzera nella quale voi potete vedere, potete poi giudicare, a parte le stelle, la Gomio è un altro merito molto importante, se volete stare semplici, un 14 Gomio va bene, 15 mangiate bene, 16 siete in giro la stella, tanto per capirci. E qui è la novità più importante. In 17 anni, come dicevo prima, abbiamo creato partnership, cioè 300 serate ufficiali più altre 500-600 di questi anni. I contatti si creano soprattutto a tavola e al terzo bicchiere diventano tutti amici, e quando sono tutti amici si aprono un pochettino, e qui è stata una possibilità che avevamo già valutato prima e abbiamo proposto di organizzare delle giornate promozionali, conferenza stampa e cena di gala il 21 settembre a Parigi. Allora qui ve la racconto velocissimamente. Con Marco siamo andati all'ambasciata, grazie a Roberto Grassi di Filinam che ci ha introdotto. Siamo arrivati, ci siamo seduti, buongiorno, buongiorno, gli ho portato i classici Baron Glacé del Giglia, batto tutti 10-0.
tutti gli chef, cosa gli porti? Hanno tutto, non hanno il marron glacé del Giglia. Vi dico, sono una cosa straordinaria, chi non penso ci sia che non li ha mai provati. Ci sediamo, marron glacé, cominciamo a parlare, come non è, dopo un minuto e mezzo questo mi guarda, questo l'ambasciatore Mazzaretti mi guarda e mi dice: ma se non sto a fare, perché non facciamo una serata a, come ha detto, ah, io mi sono alzato e gli ho detto la mano, sono d'accordo, ma non aveva finito la frase, voleva dire facciamo una serata all'ambasciata, e prima che lui potesse finire avevo già detto che ero d'accordo, che ci sarebbe piaciuto tanto. Allora, Parigi come punto di partenza, perché va tutto bene, Svizzera, Ticino, tutto così, però uno sguardo internazionale ci viene richiesto soprattutto dagli enti turistici, che Ticino è sicuramente importante, la Svizzera è ultra importante, però qualche spin-off che vada in giro per l'Europa e un domani nel mondo ci potrebbe essere. La giornata può essere il punto di partenza per futuri viaggi dove presentare l'eccellenza ticinese e svizzera. In questo caso noi andremo in rappresentanza del Ticino, ma seguiti da Svizzera Turismo. Quindi saremo ambasciatori, chiaramente c'è la Svizzera, c'è il Ticino, non c'è il Vallese per dire, siamo legati a loro. Per andare con domani nei mercati di riferimento che sono Germania, Italia, Stati Uniti, paesi del Golfo, che sono un po' i principali mercati, tra virgolette, un po' per tutti, ok? Ad esempio la Germania per il sopraceneri sicuramente, l'Italia è molto importante anche per il luganese. Il format è semplice ma coinvolgente, incontro dinamico ed esperienziale con la stampa a mezzogiorno, con una masterclass su come preparare il risotto. È vero, andiamo in Francia di lì come cucinare, però il risotto è un po' nostro, e per fare il risotto avremo del world champion for risotto Dario Ranza, che ha già una mezza idea su cosa fare, perché probabilmente ne faremo due, uno in onore loro, quindi faremo un risotto allo champagne, mentre il risotto ticinese è ancora per il momento segreto. E poi altra cosa bellissima, appunto questa serata di gala all'ambasciata, accompagnati da alcuni dei migliori chef svizzeri. In questo caso, come detto, ne avremo dal Ticino, ne avremo dalla Svizzera interna e dalla Svizzera francese. Questo perché uniti, come sempre, saremo e siamo più forti. Questi sono gli chef che verranno con noi. Allora, questi non fateli ingannare, sono due gemelli, ma lui ha preso il nome Sato della moglie, che è giapponese, e lui invece è Fabio Toforò, una roba un po' strana. Avremo Luca Bellanca, Domenico Roberto, Massimiliano Sena, di uno dei più belli alberghi di Ginevra. Ecco, ancora una volta, tutte queste cose per unirci. Un domani, ad esempio, Massimiliano Sena vuole che andiamo l'anno prossimo a Ginevra. Se io penso 8-9 anni fa da come era complicato cercare di andare a fare le nostre serate, e oggi sentire che loro ci vogliono invitare, straordinario. Questa è una parte dell'ambasciata, un'ambasciata, se andate dentro, ambasciata svizzera a Parigi, c'è dietro una storia, rivoluzione, non rivoluzione, a uno dei più bei giardini di Parigi. E più di una volta volevano acquisirla, ma la Svizzera non ha mollato. Domenico Roberto, come sempre, ci accompagna in momenti importanti. Voilà, stiamo finendo. Come dicevo prima, le collaborazioni, partner strategico molto importante per veicolare l'immagine del Ticino, della Svizzera in Francia, e per promuovere i contatti con i media. Un grazie particolare all'ambasciatore Roberto Mazzaretti e al console onorario di Francia Roberto Grassi per l'invito all'ambasciata svizzera di Francia. Questa, la ripeto e ve lo dirò sempre, è per noi fondamentale. I 39 più belli alberghi ci sostengono e non avrebbero, hanno 140 ristoranti, hanno il loro interno, non so, qualche stella Michelin. Però, come detto, per noi siamo un po'
un esempio non da copiare ma un po' da seguire, siamo da stimolo per loro, e le Garantate de Suisse. Quindi io penso che dentro qua, a parte l'ambasciata che per questa volta, abbiamo tutto il meglio di quello che è la gastronomia. E attenzione, che qua, come qua, andare a mangiare con 30 franchi, 40, 50, non vai a mangiare con 2 o 300. Quindi importante sapere che l'offerta è molto variegata. Le conclusioni sono che gli anni passati a promuovere le eccellenze ci hanno portato ad avere molti contatti che ci permettono di sviluppare sempre nuove importanti iniziative, raccogliendo i frutti del nostro lavoro e della nostra passione. Gli ultimi mesi sono stati dedicati a unire i diversi attori di quest'anno, tutti convinti dell'importanza dell'enogastronomia come driver nella scelta di una destinazione. Wow, grazie per l'attenzione. Allora, questo per dirvi è il gruppo di cuochi ticinesi che collaborano un po' per tutte le nostre manifestazioni. Sapori Ticino collabora, ha collaborato, collabora, collaborerà con circa 200, e i 200 sono tutti i migliori cuochi svizzeri. In questi 200 ci sono, dal primo al secondo, andando in avanti, tutti e tre, tutti e due, tutte le stelle Michelin sono o hanno collaborato o collaborano con noi adesso. Anche questa è una grande soddisfazione. Io lascio a voi, se avete domande, se avete consigli anche, i consigli sono sempre ben accetti. Quindi, voilà. Ho parlato troppo, ho detto troppo, cioè, no, perché se non avete domande, di solito è tutto chiaro. No, se va bene così, non insistiamo, siamo pronti per andare a fare il nostro aperitivo. Mille grazie ancora, tempo. Mille grazie ancora, dimmi. Chiamare la Sara. Dove è la Sara? Vieni Sara. Le indicazioni. Vieni Sara. Ecco, voilà, adesso Sara ci darà le indicazioni. Intanto ne approfitto per ringraziare tutti i miei colleghi, a partire da Andrea, che è il mio collega capo delle operazioni, e Sara e tutto lo staff che ha organizzato tutto oggi. Adesso Sara ci darà le indicazioni, grazie. Allora, possiamo scendere al ristorante Le Menti per gustare un fantastico light lunch. Ci sono i miei colleghi pronti per accompagnarvi. Possiamo fare sia a piedi che con l'ascensore, come volete, noi siamo pronti. Grazie.